C'è molta folla, nel mondo, c'è molta folla che ha fame, che non ha vita. C'è molta folla accanto a noi, c'è moltissima folla. Le persone che vivono accanto a noi, nel condominio, anche in famiglia probabilmente, sul posto di lavoro. Al mercato, alla posta, folla, folla che in una forma o nell'altra è legata a noi, è legata a Gesù e ai suoi discepoli, che in qualche modo cercano la vita, cercano il Signore, cercano forse qualcuno che risolva i problemi, forse cercano qualcuno che li sazi. Comunque tutti, come noi, cercano l'amore vero, l'amore autentico, l'unico capace di saziare il nostro cuore. E a me aiutava moltissimo oggi questo Vangelo, perché dice, siccome c'era molta folla, cioè, siccome Gesù sa dove sta, siccome Gesù conosce le difficoltà di tutti, chiama a sé i discepoli e dice: sento compassione per la folla perché non hanno da mangiare. E se li rimando così, sveniranno, verranno meno, cioè finirà la loro vita. Siamo chiamati oggi, oggi, il Signore ci chiama a sé per dire che sente compassione di questa generazione. Cioè ci prende, ci mette nel suo cuore. Ci chiama a sé, questa è una vocazione di un sacerdote, di un presbitero, questa è la vocazione di una suora, ma questa è anche la vocazione di un padre, di una madre, di un marito, di una moglie, di una vedova, di un vedovo, di chi non è sposato, di un celibe, di una nubile. La primissima, fondamentale vocazione è essere chiamati a sé da Gesù, cioè chiamati dentro di sé e lì dentro sentire come Gesù. Sperimentare la sua compassione, le tue angosce, le mie angosce, le sofferenze, la croce che avviene nella nostra vita è proprio questo, fratelli. È un'immagine, una parte della compassione di Gesù per te, per me e per questa generazione. Un padre, una madre che si preoccupano per il suo figlio, per il suo figlio. A parte la nevrosi, che abbiamo un po' tutti, poi un carattere più o meno apprensivo, ma quella apprensione, compassione, cioè quel patire di una madre per suo figlio, è un'immagine della compassione di Gesù innanzitutto per te e per me, in tutta la nostra vita. Nel Getsemani lui ha compatito, sento un'angoscia così forte che sudo sangue, no? Che suda sangue. Non ce la faccio, restate qui con me e pregate, non pregano, si addormentano i discepoli nel Getsemani. Tanto era spessa l'aria di angustia di Gesù, un'angustia fortissima per te, per la tua sorte, per la tua salvezza. Quando sei stato nel giudizio, nella mormorazione, lontano da lui. Quando hai cercato di fare per conto tuo, o quando hai sofferto veramente, la nostra angoscia è un millesimo di quella che ha sperimentato, ma nemmeno un milionesimo, un miliardesimo di quello che ha sperimentato Gesù per ogni uomo di ogni generazione. Immaginate. Ebbene, oggi il Signore ci attira a sé, come ogni giorno, ogni mattina ci attira a sé, dentro al suo cuore, è lì che comincia a moltiplicare il pane. È lì che comincia a darsi, a patire con la compassione la vera moltiplicazione dei pani e dei pesci. Poi si manifesta concretamente attraverso quel segno che lo rivela Messia, che lo rivela Dio e che oggi si rivela a noi attraverso l'Eucarestia, questo segno sacramentale dove c'è tutto Dio attraverso un segno, ma è il segno della sua compassione, cioè quando
Dici il corpo di Cristo e diciamo Amen e riceviamo a Cristo, mettiamo in contatto il suo patire con il nostro. Lasciamo che il suo compatire, la sua compassione, la sua commozione, le viscere, queste viscere di misericordia di Dio, che sono le viscere di misericordia del suo figlio, arrivino a me, arrivino a te e ci trasformino, impediscono che veniamo meno per via, oggi, di fronte alle sofferenze, di fronte alle difficoltà, di fronte ai problemi, di fronte alla precarietà economica, di fronte alla suocera che è difficilissimo da accogliere in casa, di fronte al figlio che c'ha un problema di lavoro, di fronte alla tua malattia, alla malattia di qualcuno molto caro, di fronte a tante situazioni, tutte quelle che noi stiamo vivendo, il Signore ha compassione di te. E mentre ha compassione di te, cioè mentre ti sfama, mentre moltiplica quel poco che tu hai, sette pani, no? Cioè la creazione, la prima creazione, la nostra vita, le nostre settimane, lui le riempie con l'ottavo giorno, col giorno che non conosce tramonto, col giorno della risurrezione. Noi festeggiamo la domenica, no? Non Shabbat, non il sabato. Oggi è sabato, no? Oggi sarebbe il settimo giorno. Oggi è il settimo giorno per Israele. Bene, noi stasera entreremo nella domenica, cioè entreremo nel giorno che non conosce tramonto, nel giorno della sazietà vera, dove la compassione di Gesù ci trascina verso la vita nuova. Il suo patire con la tua sofferenza, la sua passione dentro la tua e la tua dentro la sua, dentro al suo cuore, ci fa fare Pasqua. Cioè ci fa uscire dall'angusto, dalla visione angusta, dalle nevrosi, dalle tentazioni del demonio che dice no, non ce la farai, no, non cambierà nulla, le preoccupazioni, tutto, no? Come viviamo molte volte da pagani, e ci trasferisce nel cielo, cioè nella vita divina dove non ci sono confini, dove Dio esiste veramente ed è un Padre provvidente nell'ottavo giorno. Da pregustare qui in mezzo ai problemi della terra, qui senza venire meno e portare, per questo portiamo, no? Sette sporte, cioè la vita moltiplicata nella vita delle persone portiamo con noi. Portiamo la vita sovrabbondante, la vita eterna per la quale tu puoi amare, per la quale io posso perdere la mia vita, per la quale io posso donarmi, per la quale la persona che mi sta accanto non è soltanto una persona a cui dare un consiglio. Una persona dare una pacca sulla spalla o dare anche una parola bellissima, no? Come prete o come padre o come madre. No! Se sto nel cuore di Cristo, se sono attirato a Lui, chiamato dentro di Lui e vivo la sua compassione, cioè il suo cuore che batte per me e per tutti, allora anche il mio cuore batte nel cuore di Cristo e la sofferenza di chi mi è accanto è mia. È mia. E mi posso donare. Mi posso donare perché Cristo è dentro di me. Moltiplico la vita di Cristo dentro di me. O meglio, Cristo dentro di me moltiplica il poco che io ho, il mio tempo, il mio sorriso, un mio silenzio ad ascoltare la sofferenza dell'altro, quello che sia, la vita di Cristo per l'altro. Perché non venga meno per via il figlio, la figlia, il collega di lavoro, il parente, l'amico, forse anche il nemico. Ecco, a questo il Signore oggi e tutti i giorni ci chiama. Ci rallegra tanto, no? Chiamati a sé, chiamati nel suo cuore per vivere della sua compassione. Mamma mia, è persone, figli di Dio, che compatiscono ogni persona che è accanto a noi, che patisce, che noi siamo chiamati a patire delle sofferenze degli altri, perché abbiamo visto che in quelle sofferenze Cristo è stato vittorioso, ha vinto la morte. Alla vita più forte della morte, moltiplica il pane, moltiplica il pesce, immagine della risurrezione, pesce pescato dal mare, della morte. Tutto questo si compie nella nostra quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Che meraviglia! Allora, accogliamo oggi questa chiamata e nascondiamoci nelle piaghe del Signore, nascondiamoci nel suo cuore e viviamo lì, rimaniamo nel suo amore, rimaniamo nel suo cuore, nella sua compassione per noi. Che ci trasforma in compassione, nella sua compassione, attraverso la nostra vita, per tutte le persone che sono accanto a noi.